In occasione delle celebrazioni degli 80 anni delle relazioni diplomatiche tra Roma e Riyadh, il 3 ottobre si è svolto a Villa Madama il Forum Italo-Saudita, alla presenza del ministro degli esteri Emma Bonino e del suo omologo saudita, il principe Saud al-Faisal. All'evento ha partecipato la delegazione saudita più importante mai giunta in Italia, che comprende 3 esponenti della Casa Reale, 2 viceministri e imprenditori di alto livello che hanno partecipato al ricco programma di incontri, coprendo un ampio spettro di competenze dagli esteri alla cultura all'economia, con riguardo soprattutto alla conoscenza reciproca e al capitale umano. Noi sappiamo che abbiamo delle differenze, non è quelle che vogliamo nascondere, ne vogliamo dialogare con rispetto reciproco. Sulla pena di morte, per esempio, o sulla condizione femminile, permangono delle differenze che noi auspichiamo possano gradualmente ridursi, seguendo quella che lo stesso principe Faisal ha una volta definito la lunga marcia verso caute riforme. E per questo pensiamo che occorra affiancare al dialogo interreligioso, a quello business to business e a quello istituzionale di government to government, anche un dialogo people to people, che a mio avviso non può che rafforzare i nostri pluridecennali rapporti di amicizia. Noi vogliamo sviluppare tutti gli ambiti attinenti alla donna saudita. E vedete qui presenti tante delle nostre giovani donne che sono parte integrante della delegazione del Regno dell'Arabia Saudita. Siamo intenzionati a proseguire questo percorso in tutti gli ambiti dell'attività umana. E i diritti umani, come ho detto, è una cosa che deve nascere dalla società, dal basso in alto. L'Italia è uno dei più importanti partner commerciali dell'Arabia Saudita, con un interscambio che ha registrato un grande sviluppo, superando i 19 miliardi di euro nel 2012. E questo forum ha consentito maggiori opportunità di collaborazione economica, in particolare in tema di attrazione degli investimenti, passando anche per l'Expo Milano 2015. Vorrei evocare la solidità dei rapporti economici tra i due paesi, rapporti che sono cresciuti in continuazione, culminato con la firma dei due paesi a numerosi accordi che mirano al rafforzamento della cooperazione e lo scambio commerciale, di cui l'accordo sulla doppia imposizione, il trasporto aereo, l'incoraggiamento e la protezione degli investimenti, evitare la doppia imposizione, oltre a numerosi accordi di sicurezza, militari, culturali e economici. Il settore della cooperazione e degli investimenti deve essere ormai esteso e andare al di là delle classiche aree della petrolchimica e delle costruzioni. In questi giorni l'Italia ha lanciato un programma ambizioso di attrazione degli investimenti, Destinazione Italia. Nuove frontiere devono essere esplorate, come la green economy, il biomedicale, più in generale l'economia della conoscenza. E sta a noi rendere l'ambiente di business più attrattivo, con semplificazioni, certezza fiscale, certezza dei tempi e della giustizia civile, per cominciare. Credo che l'attrazione di investimenti in Italia è soprattutto una nostra responsabilità. Altra priorità è intensificare le sinergie sul piano culturale, che saranno rafforzate nel campo archeologico, artistico, accademico e nei progetti scientifico-tecnologici. Nel corso dell'evento, inoltre, sono stati firmati 2 memorandum d'intesa, uno sulla cooperazione culturale e l'altro sulla condivisione delle analisi politiche tra l'Istituto Affari Internazionali e il Ministero degli Esteri Saudita. Tenendo presente il ruolo storico svolto dall'Italia nello scambio culturale e di civiltà tra Occidente e mondo arabo, l'Italia è stato un ponte attraversato dalla civiltà araba e islamica verso l'Europa durante il Rinascimento. La decisione di mettere in cima alla lista delle nostre priorità la collaborazione nel campo della ricerca e della formazione. Questi assi rappresentano la ricchezza dei pozzi della conoscenza che dovrà essere estratta dalle future generazioni. In sintesi, per noi
è il petrolio del futuro. La bilaterale tra i due ministri è stata anche l'occasione per uno scambio di vedute sui principali temi di attualità internazionale, sostenendo la condivisione di promuovere sicurezza, sviluppo e stabilità in tutta la regione medio orientale e del Golfo, con un'attenzione rivolta soprattutto a Siria e Iran. La Siria è un disastro, è la peggiore, il peggiore disastro di questo secolo. Aiutare le due parti oppure muoversi sul scenario mondiale al Consiglio di sicurezza per far fronte a questa volontà del governo siriano, oppure bisogna aiutare l'esercito siriano libero per difendersi. Ma la situazione attuale è inaccettabile, non possiamo stare a guardare. Riteniamo che dopo 2 anni di completo stallo al Consiglio di sicurezza, la nuova dinamica che si è messa in moto possa essere una dinamica positiva, ma è l'inizio di un nuovo processo, quindi non c'è, come dire, è molto faticoso, molto, molto difficile, ivi compreso frastagliamento all'interno dell'ala militare, diciamo, della componente militare. Ma confidiamo che la componente civile invece dell'opposizione siriana, che dovrebbe riunirsi nuovamente a Istanbul, sia in grado di rappresentare, di consolidare una presenza rappresentativa e quindi rappresentativa in senso lato alla istituenda, io spero il più presto possibile, Ginevra 2, che si comunque ventila verso metà novembre. La nostra politica è che il Medio Oriente e il Golfo siano zone libere da armi di distruzione di massa. Vogliamo chiedere che l'Iran rispetti la Convenzione per la non diffusione di armi di distruzione di massa. E il Consiglio di sicurezza deve prendere le decisioni atte a far sì che l'Iran rispetti il dettato di questa convenzione internazionale. I fatti sono quelli che devono parlare, prendiamo atto ad oggi che alcuni fatti e alcune dichiarazioni sono sicuramente diverse, diciamo, dall'amministrazione precedente.